Il nostro programma prosegue con il conferimento della targa rete dei festival. Chiamerei Nicola Iuppariello in qualità di membro della rete dei festival con Disco Days per consegnare la targa. Eccolo qui. Nicola, ecco la targa, tieni. La targa rete dei festival quest'anno va. Allora, ad un duo giovane, i Taral & Wine, selezionati dalla rete dei festival per essere premiati in occasione di Disco Days più Live, decima edizione della Fiera del Disco e della Musica. Benvenuti a Disco Days. Per noi è un piacere avervi qui, in effetti questa segnalazione arriva dalla rete di cui noi siamo membri come Disco Days, quindi diciamo i saluti miei da parte di tutta questa sinergia di eventi che si svolge in tutta Italia, nella quale noi segnaliamo e quindi poi diciamo abbiamo l'opportunità e il piacere di poter riconoscere e premiare a delle realtà interessanti del periodo in cui noi stiamo svolgendo l'evento, riconosciamo in effetti questo premio ai gruppi o agli artisti del napoletano oppure locali, quella che è la Campania, come evento diciamo campano. Quindi benvenuti di nuovo stasera qui e buon proseguimento. Grazie Davide. Allora, venite da due esperienze di gruppo e avete immaginato invece questo progetto che non vi faccio la solita battuta, vi finisce tutta Taralluce e Vino, che mi sembrerebbe anche abbastanza scontata, però questo vostro modo di trovare questo termine per questo duo è spinto da una motivazione precisa. Condividetela anche con noi. Perché le cose più belle e sincere nascono dal divertimento e dall'amicizia. Quindi ci siamo trovati dopo cena a scrivere queste canzoni e all'inizio era più la voglia di voler fare delle cose insieme che la... cioè non avevamo niente di concreto in mano, avevamo un sacco di voglia di fare le cose, ma bevevamo tanto, mangiavamo un sacco di taralli e quindi abbiamo iniziato a suonare, a scrivere canzoni e a proporle in giro e non ci aspettavamo proprio niente. È anche un modo per dopo le nostre esperienze diciamo con le band quelle là ufficiali, con i nostri progetti ufficiali, era anche un modo per non prenderci sul serio, anche se poi le canzoni sono diventate per noi molto belle, sono diventate più grandi di quello che noi ci aspettavamo. Tant'è vero che siamo venuti pure a ritirare un premio, bello e buono. Fra l'altro c'è un brano che mi ha, diciamo, ha una sorta di continuità con alcune canzoni già più famose del passato, no? Basta che stai buona sotto, insomma mi pare che abbiate trovato un argomento comune anche col grande Pino Daniele. Sì, più che con Pino Daniele, con Mario Mero, la lacrima napoletana, la versione dell'emigrante che sta lontano, che piange perché gli manca Napoli, noi abbiamo un po' capovolto questa cosa con noi che pensiamo a quelli che se ne sono andati, diciamo che l'importante è che stai buono e quindi abbiamo fatto questo pezzo per loro. Sì, c'era anche un'altra, facevo riferimento anche a un'altra canzone che di Mario Insinga che vedremo stasera che diceva un brano... Che succede? Pensa salute, diceva Mario Insinga, insomma mi sembra una cosa importante. Allora, che brano ci fate ascoltare, Dario? È una canzone d'amore, si chiama Che tempo fa, e parla del fatto che l'amore è più forte di qualunque condizione meteorologica. Va bene, soprattutto per chi non è meteoropatico. Grazie ragazzi. Questa canzone si chiama Che tempo fa. Troppo bella.
pazza quando stai porta che tempo fa con un te solo con un bada bada e torna qua e torna qua. Sì, troppo bella quando mi caccia e poi mi stringa non me ne importa che tempo fa con un te solo con un bada bada e torna qua. Ma non importa che tempo fa, con tutto male tempo a primavera, e torna qua, e resta qua. Grazie, grazie al Disco Days. Grazie. Grazie a tutti quanti, buon proseguimento e viva la musica! E forza Napoli!